Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino Olympic Dream. Abbiamo il grande piacere di ritrovare oggi con noi l'ex vicepresidente federale e opinionista tecnico per le telecronache di Rai Sport, Francesco Postiglione. Ciao Francesco, bentornato, è un piacere averti insieme a noi. Ciao, grazie, ciao Andrea, ciao a tutti. Francesco, a distanza di 24 ore o poco più, quali considerazioni possiamo esprimere sulla sconfitta dell'Italia contro la Serbia? Beh, diciamo una sconfitta senza attenuanti. Purtroppo sono convinto che tutti i ragazzi, Campagna compreso, avrebbe voluto rigiocare quella partita nel momento in cui l'arbitro ha decretato la fine. Sono quelle partite nelle quali purtroppo non riesci ad esprimere tutto il tuo vero potenziale e quindi vivi di rimpianti e di rammarichi. E questa è quanto di peggio possa esserci, perché almeno quando invece dai tutto e cerchi ecco, di portare a casa la vittoria e l'avversario è più bravo di te, gli stringi la mano. Con questo ovviamente non voglio dire che la Serbia non sia stata più brava di noi, perché penso che sia una catalanata ciò che dico. Purtroppo, ecco, troppe disattenzioni difensive per un settebello che ecco, non è stato quello che ci ha abituato, perché troppi gol in parità numerica, troppe penetrazioni, troppe entrate dove veniva lasciato l'interno o veniva lasciato un vantaggio al giocatore che la effettuava senza spegnere la fonte. Ma questo è successo davvero, forse almeno in tre tempi, per non dire tutti e quattro. Quindi poi in attacco non siamo riusciti a essere così incisivi a livello di qualità, quindi secondiamo poi a questo una superiorità numerica che è iniziata molto bene con due gol dal palo di Presciutti per poi chiudere, se non erro, su un 5 su 5 su 16, 16, te lo confermo. esatto, che è stato un po' il dato negativo anche di tutte le partite, anche del girone. E allora è chiaro che è un settebello che purtroppo meritatamente esce dai quarti. Ci sarà tempo per i bilanci e le riflessioni post-Olimpiadi, ma ora bisogna cercare di portare a casa il quinto posto. In queste circostanze, come si trovano le motivazioni per terminare nel migliore dei modi? È davvero difficile, difficilissimo trovarle, perché ahimè, mi è capitato qualche volta. E quando perdi un quarto di finale, non vorresti far altro che fare le valigie e tornartene a casa. Invece devi onorare fino in fondo, perché hai lavorato tanto e anche se quel lavoro non è servito per entrare nei migliori quattro, lo devi fare, ecco, per te stesso, lo devi fare comunque per tutto quello che è stato, ecco, il vissuto fino alla competizione. E devi cercare di dimenticare quanto prima. Non sarà facile per il settebello, anche perché affronta una formazione statunitense che è stata un po' la rivelazione di questo torneo. Ha messo in difficoltà tutte le squadre con cui ovviamente ha giocato, Spagna compresa, che soltanto nel quarto tempo ha avuto la meglio. E quindi domani sarà un quarto di finale. Davvero, cioè un quarto finale, uno spareggio quinto ottavo, davvero insidioso per gli uomini di campagna. Rispetto a Rio 2016 cambiano tre delle quattro semifinaliste. A tuo avviso questo dato può essere la testimonianza lampante dell'equilibrio che vige al momento nel panorama maschile in campo internazionale? Questo l'abbiamo detto insieme a Dario Di Gennaro, penso dal primo minuto delle nostre telecronache qui a Tokyo. C'è davvero un equilibrio incredibile. Se mettiamo anche, diciamo, un'altra incomoda, che è l'Australia, che è riuscita a fare un esplago alla Croazia incredibile, e comunque, pur perdendo qualche partita con un troppico scarto, è una formazione che davvero è difficile giocarci, una grande fisicità, un po' come gli Stati Uniti. Quindi, mettendo poi le prime della classe, si arriva addirittura a 8-9 squadre che potevano tranquillamente stare nelle prime 4. E oggi invece ecco, ci si può ritrovare a fare quinto ottavo o addirittura, ecco, fuori dalle prime 8. Che tipo di partita possiamo aspettarci nella semifinale tra Serbia e Spagna?
Ma sicuramente una partita molto simile a quella che è stata con l'Italia, però la Spagna è una squadra che ultimamente, nelle ultime quattro competizioni internazionali, due campionati europei, il Mondiale di Guangzhou e l'Olimpiade, arriva sempre nelle prime quattro. Quindi la parola che mi viene, ecco, da dare, da attribuire, l'aggettivo è la costanza. So, è una squadra costante, una squadra che ha la sua identità, il suo gioco elementare. La Spagna non fa nulla di trascendentale, però ha degli automatismi quasi perfetti, difende molto bene, addirittura ha trovato il portiere del futuro, un ragazzo del 2002 che Aguirre. l'anno prossimo, esatto, Aguirre, che l'anno prossimo giocherà nel Barceloneta insieme a Lopez Pinedo. Questa non so se è una notizia appunto ma l'ho avuta dal cineoperatore della Spagna, che è stato il vice di Jané per tanti anni e che conosco bene. Quindi è una formazione solidissima che ha in attacco dei ragazzi terribili che vengono dal CAR, da questo centro di addestramento che la Spagna ha messo in piedi. Sanahuja, che ha aumentato il suo non solo minutaggio, ma anche il suo contributo realizzativo. Davvero una squadra fortissima. La Serbia cercherà di metterla fisicamente, come l'ha messa anche con l'Italia, cercando di creare subito un distacco e una forbice, perché le squadre balcaniche, quando poi sono avanti nel punteggio, difficilmente ti fanno rientrare in partita. Mandić e Filipovic cercheranno con i loro bracci, le braccia mancine, di buttare giù la porta di Lopez Pinedo. Se poi ci mettiamo un centro come Pietrovic, un portiere come Dusko Pietrovic, perché non ce lo dimentichiamo, questi quarti di finale, a mio avviso, sono stati all'insegna dei portieri. Chi ha avuto un portiere maiuscolo è arrivato nelle prime quattro. Certo, nelle ultime due uscite la truppa di Savic sembra crescere in maniera esponenziale, soprattutto nei primi due quarti. Che cosa devono fare i ragazzi di Martin per arginare la furia dei rivali? Allora, la Serbia di Savic ha capito dopo Londra 2012 che deve entrare in forma nella seconda settimana, e purtroppo per il sette bello lo abbiamo capito proprio, ecco, ieri. Cosa deve fare Martin? Sicuramente deve sacrificare un paio di giocatori quasi fissi su Mandić e Filipovic, che secondo me possono fare l'ago della bilancia. Per Lajinovic non sembra in condizione, anche se con noi ha fatto un bellissimo gol. Lo stesso Aleksić, lo stesso Stefan Mitrovic. Quindi, chiudendo i due mancini, già inizia a mantenere, ecco, e cercare di rimanere in scia alla Serbia. Altra cosa che deve fare, deve cercare di limitare una superiorità numerica, quella della Serbia, che ha avuto delle percentuali pazzesche nel girone, il 75%. La Spagna sta difendendo molto bene, riesce ad anticipare la lettura della finalizzazione, anche delle controgiocate, perché secondo me stanno studiando molto bene al video gli attacchi avversari. E poi deve gestire molto bene l'attacco, deve gestire l'attacco, ma per evitare poi le ripartenze, perché ha comunque la Serbia dei giocatori molto forti. E la Spagna lo sta facendo ultimamente, sta controllando egregiamente l'attacco, non si sta esponendo veramente a nessuna controfuga. Quindi questi per me sono gli elementi per cercare di vincere la partita. Nella prima semifinale le ambizioni della Grecia si misurano invece contro la tradizione dei maestri magiari. Che partita ci possiamo aspettare? Che match sarà? Anche questa è stata una sorpresa, non tanto per la Grecia, che comunque ha un po' sofferto, se non all'inizio, poi c'è stato un Gyönyörűs strepitoso, veramente stellare, così come nell'Ungheria c'è stato un Manerz, autore di sette reti. Io, anzi, chiedo a voi, addetti ai lavori, di andare a cercare un quarto di finale con un giocatore che ha segnato sette gol. Davvero Certo.
Non, ogni sembrava il Re Mida, ogni pallone che toccava lo trasformava in oro. Che partita sarà? La Grecia, anche lei ha compiuto quel balzo in avanti, l'avevo già notata a Tbilisi quando abbiamo appunto mandato in onda le semifinali della World League. E soprattutto ecco la crescita di Zerdevas, il portiere greco a Tbilisi si era già vista, ma qui è esploso ancora di più. Ha una posizione, non salta sulle finte, è cresciuto anche fisicamente. Nagy non è stato strepitoso, però ha fatto il suo. C'è sempre un giocatore nell'Ungheria che marca sempre cartellino. È un po' come una lumaca, si fa sempre vedere la sua scia, e parlo di Denis Varga. Certo. Nei momenti difficili è venuto, e ha timbrato il cartellino. Quindi anche lui sarà un osservato speciale. L'Ungheria è una squadra operaia per me, una squadra che non gioca forse benissimo, però è molto efficace. Efficace alla conclusione. C'ha due mancini che non scopro io. Sì, Zalanki, neo vamos. acquisto del nostro campionato, e Vamos. Ha, come ho detto, dalla mano buona Manerz, che ho già parlato prima. Ha dei difensori che non sono straordinari, difensori del centro, però fanno il loro. La Grecia invece, oltre ad avere ecco, il Genidoulias di turno, anche lì ha dei giocatori che hanno alzato l'asticella, e mi riferisco a Papanastasiou, persone anche di seconda fascia, di per seconda linea. Lo stesso marcatore del centro, Dervisis, Skoumpakis. Skoumpakis, no. Io parlo delle persone che Dervisis è un giocatore che si conosce, Certo. persone che, o Argyropoulos, un centrobuo aggiunto, ha fatto un gol di beduina davvero bellissimo al Montenegro. Quindi parlo di solito, il maestro Paolo De Crescenzo ha sempre, ecco, a volte dichiarava che si vincevano i campionati con le seconde linee, ed è vero, perché nelle partite che contano, i giocatori di prima fascia sono osservati speciali. Di solito gli allenatori gli danno delle marcature specifiche, e quindi la maggiore libertà c'è al giocatore di seconda linea. Quindi questa, ecco, mi aspetto una partita equilibratissima, e diciamo, spero, ma perché ho due affettuosi amici che sono Vlakos, ovviamente, c'è, cioè, Vlakopoulos, e quindi Vlaco per me, e Dervi, che hanno giocato nel Posillipo, e quindi li ho conosciuti, sono dei ragazzi straordinari. Mi farebbe piacere per loro che possano avere, ecco, una medaglia olimpica, perché una medaglia rimane per la vita. Certo, io ti chiedo, tra tanti giocatori in grado di far la differenza, potrebbe essere decisivo, giocatori in grado di segnare anche gol a grappoli, potrebbe essere invece decisivo il duello tra i due portieri a cui accennavi anche tu, Zerdevas contro Nagy? Sì, potrebbe essere. E Nagy l'ho visto un po' altalenante in questo torneo, mi sono visto quasi tutte le partite belle, perché se non, anzi, tutte quelle belle me le sono viste tutte, perché sono qui a più di 11.000 km di distanza da casa, ed è un'occasione unica e rara. Zerdevas l'ho visto molto più sul pezzo, quasi mai una sbavatura, quindi dubito che domani possa tradire, poi, per amor del cielo. Di là c'è un portiere più esperto, c'è un portiere più avvezzo a queste partite, e quindi è probabile che anche lui ci sia. In questo scontro, però, forse vedo favorito, e la butto lì, forse anche perché mi auguro in un risultato, come ho detto prima, positivo per la Grecia. Ecco, do qualche punto in più a Zerdevas. Francesco, chiudiamo con un'ultima battuta. Provo a farti sbilanciare. Se devi indicarmi il tuo possibile podio olimpico, quali squadre metti in ordine?
Guarda, io voglio azzardare oggi. Sarei scontato dire ecco, Serbia, magari Ungheria. Invece vorrei mettere Spagna, che magari dopo tre finali consecutive perse, anche un po' la statistica, non l'ho studiata, però sai, i numeri talvolta devono un po' uscire Certo. diversi. Ha finito il detto non c'è due senza tre, quindi magari se la Spagna dovesse fare il colpo con la Serbia potrebbe aggiudicarsi questo titolo che manca dal 96 per gli uomini di Martin. Quindi Spagna, poi direi Grecia e magari Serbia. Va bene, e con questa previsione chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringrazio Francesco Postiglione per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Francesco, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a te e grazie a tutti.